Riprendiamo la linea sempre dal Modà di Salvo Figure in Viale Terracati e adesso una domanda per Gaetano, per Sebastiano Macca. Sebastiano Macca, cosa intende fare oggi il sindacato per ridare speranza e fiducia a questi lavoratori? Guardi, noi stiamo chiedendo degli incontri con le varie prefetture, sia di Siracusa, di Catania e di tutta la Sicilia, per far sì appunto la nostra politica è quella di controllo, non solo per quanto riguarda i prezzi d'appalto, ma anche riguardante la famosa legge del 629, perché giustamente questa legge, negli istituti per questa legge hanno dei costi. A volte, spesso, non tutti possono affrontare. Quindi diciamo che è una problematica veramente, tra virgolette, pesante e dobbiamo affrontare con serenità, perché sennò non si va da nessuna parte. E ci ritroviamo con guardie giurate che senza stipendi, senza lavoro, istituti fatiscenti che prendono con addirittura. So anche io, ma fuori dalla provincia, 9 euro e rotti degli appalti, insomma, veramente incredibile. E quindi noi Voi come sindacato effettuate anche dei controlli stabiliti dalla legge, no? Sì, noi affrontiamo, cioè discutiamo se c'è qualcosa da non fare, insomma, lo facciamo presente, lo denunziamo alle autorità competenti. Oltre a denunziare, ci piace dialogare anche con gli istituti. Se è possibile, lì dove risolve il problema, altrimenti, insomma. Voglio dire, non vediamo tutto in negativo. Ci sono stati momenti in cui voi le vostre lotte le avete portate a termine con risultati eccellenti. Ricordiamo anche questo, no? Sì, abbiamo fatto delle lotte che praticamente sono andati a buon fine, i lavoratori insomma, continuano a lavorare, continuano a fare il loro lavoro, ma in questo periodo, sottolineo, è veramente dura. La provincia di Siracusa è un periodo negativo per le guardie giurate, perché se non si va al problema, riguardante sempre, mi collego con il tema di oggi, con la legge 629, se non si risolve il problema a discutere con gli istituti, perché giustamente, ripeto e sottolineo, sono dei costi e noi come sindacato lo capiamo, però c'è anche da capire che insomma, ci sono dei lavoratori che fanno a volte dei turni massacranti e devono essere pagati. Camilli, lei venendo qui in studio per la nostra trasmissione ovviamente rappresenta i suoi colleghi. Lei da quanto tempo fa la guardia giurata? 14 anni. 14 anni. Ci sono stati sempre momenti così di spensieratezza oppure questo è il periodo più brutto che lei sta No, vivendo? le dirò i primi anni di questo periodo qua non lo conoscevamo perché sinceramente c'erano altre situazioni che sempre situazione che mi aggancia al discorso di poc'anzi. Allora praticamente negli appalti i prezzi erano diversi, si rispettavano cioè le Con tariffe l'istituto. con gli istituti e via dicendo. Quindi questo periodo qua non mi ricordo c'è cioè, questo periodo. Ora, da diciamo un paio di anni, 5 anni a questa parte, giustamente ormai siamo allo sbando totale, perché sinceramente tutto scaturisce da là, perché se non si rispettano i parametri, le tariffe e controlli anche non ce n'è e le gare sono così irrisorie, giustamente poi in primis quello che soffriamo siamo i lavoratori, come è Camilli, successo. lei è sposato? Sì. Monoreddito? Sua moglie lavora? Monoreddito. No, monoreddito sono. Sì. Quanti figli? Perché Un figlio. si commuove? No, perché mi commuovo perché sinceramente, ripeto, il periodo è quello che è, però mi Però fa il ridere. panettone a suo figlio glielo compra adesso che arriva Natale. Beh, penso di sì, magari sinceramente ho una famiglia che grazie a Dio la mia famiglia Sostiene. sostiene, è una famiglia di valore, quindi non è problema del panettone, è problema giustamente il mio Beh, è il orgoglio, simbolo, sì, diciamo, il mio orgoglio in primis da uomo,
orgoglio professionale, nel senso che quando noi lavoriamo soprattutto mettiamo la massima professionalità, la massima serietà e vogliamo essere giustamente retribuiti, vogliamo avere il nostro stipendio da portare a casa. Però in cuor suo, lo dica anche ai nostri telespettatori, trasmetta questo senso di fiducia, ovviamente sì. Se ne ha voglia. Sì. In cuor suo lei sente che questa situazione cambierà in positivo? Io in cuor mio sento di sì, voglio essere fiducioso perché, ripeto, abbiamo fatto parecchie lotte inerente a questo tema qua, quindi voglio essere fiducioso che qualcosa si stia muovendo e quindi cambierà. Ardita, le faccio una domanda, poi mi risponde perché abbiamo un'interruzione pubblicitaria dopo i comunicati commerciali. Le tariffe basse incidono in questa situazione, cioè riescono un po' a condizionare gli esiti di questa vicenda? Mi risponde dopo, sì, sì. I comunicati commerciali.